I case da gioco e i modelli pensati per computer performanti hanno sempre più spesso un'estetica esuberante, caratterizzata da LED e illuminazioni RGB. Sono sempre meno le soluzioni pronte per chi vuole un case sobrio ed elegante e al tempo stesso che fa uso di materiali di qualità, e fra queste c'è il nuovo Definer E6 di Fractal Design, un case concreto ed essenziale con tutto quello che serve per installare al suo interno componentistica hardware di qualità. Partiamo dall'aspetto esteriore. Definer E6 adotta un'estetica non troppo rivoluzionata rispetto al predecessore, che si caratterizza soprattutto per l'enorme pannello in vetro temperato e non in plexiglass che occupa tutta la superficie laterale. Il pannello frontale può essere aperto dando accesso al drive da 5,25 pollici e alle feritoie anteriori per l'ingresso dell'aria, che viene agevolato da due grosse ventole da 140 mm installate di serie. Sulla parte superiore troviamo invece un pannello con le porte audio in ingresso d'uscita, 4 porte USB di cui 2 3.0 e i tasti per l'accensione e il reset del sistema. Non c'è purtroppo nulla per impostare manualmente la velocità delle ventole. Sulla parte posteriore troviamo naturalmente la griglia per la ventola da 140 mm configurata in estrazione, le staffe di colore bianco per gli slot d'espansione della scheda madre e due ulteriori staffe in perpendicolare per installare la scheda video in verticale. Lungo il case troviamo diversi filtri estraibili per proteggere le componenti interne dalla polvere, mentre nella parte superiore c'è un pannello che si può aprire per fornire un accesso semplificato alle soluzioni di raffreddamento posizionate in quella parte del case. L'estetica sobria e quasi fin troppo semplice tradisce la destinazione d'uso di Definer E6, dal momento che una volta rimossi i pannelli ci si rende conto subito di trovarsi di fronte ad un case di fascia medio-alta. Definer E6 può accomodare schede madri Extended ATX, ATX, Micro ATX e Mini ATX e pesa circa 12,5 kg a vuoto. Al suo interno si possono installare fino ad un massimo di 9 ventole da 120 o 140 mm, 3 frontalmente, una sul retro, 2 sotto e 3 nella parte superiore. Allo stesso modo l'utente può integrare al suo interno un radiatore per impianti a liquido da 360 mm nella parte frontale, ma solo rimuovendo la gabbia dei dischi, un radiatore da 120 mm sul retro, uno da 280 mm sulla parte inferiore e uno da 420 mm su quella superiore. L'alimentatore va inserito all'interno di un tunnel disposto nella parte più bassa del case, che serve a nascondere alla vista tutti i cavi. Il sistema di cable management è ottimale grazie al grande spazio offerto sia nella parte opposta della piastra di installazione della scheda madre che grazie ai tanti fori passacavo presenti all'interno del case. All'interno di Definer E6 si possono installare fino ad un massimo di 6 unità di archiviazione da 3,5 o 2,5 pollici ed altre 2 unità dietro la piastra della scheda madre, anche se in questo caso solo da 2,5 pollici. Rimuovendo la struttura per lo storage, quindi, non è possibile installare hard disk da 3,5 pollici. Internamente ci sono delle chicche, a partire dal pannello laterale fono assorbente che copre il rumore delle ventole integrate, fino ad arrivare all'adattatore PCI Express fornito in dotazione che consente di installare verticalmente la scheda video. C'è anche un piccolo hub per le ventole che consente di collegare un massimo di 6 ventole in aggiunta a quelle che possono essere gestite dalla scheda madre. In definitiva, il nuovo case di Fractal Design ci ha convinto per diverse caratteristiche, prima fra tutte l'estetica semplice e al tempo stesso piuttosto curata. Sono curati anche i materiali e la qualità degli assemblaggi, con finiture che consentono di inserire Definer E6 in qualsiasi ambiente senza sfigurare o senza essere troppo appariscente. Il design semplificato nasconde al suo interno un ampio grado di personalizzazione e vani più o meno separati e personalizzabili che consentono di integrare hardware di ogni tipo senza limiti nemmeno in termini di prestazioni. Avremmo preferito più unità di storage in sostituzione della gabbia delle unità che, se viene rimossa, consente di installare solo 2 unità da 2,5 pollici. Tutto questo viene offerto ad un prezzo che riteniamo piuttosto interessante. Fractal Design Definer E6 viene posizionato a 130 € per la versione base, mentre per la versione con pannello in vetro temperato, che consigliamo, bisogna spendere 150 € seguendo il prezzo di listino per il mercato italiano.